Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. In Sicilia il caos aumenta, il caos migrazione clandestina. Ebbene, abbiamo un governo dei porti aperti, del tentare di incarcerare Salvini, il governo dello Ius Soli, dello Ius Culture, il governo della Bellanova, che realizza il suo sogno di regolarizzare clandestini, il governo del nuovo decreto sui migranti per sostituire quello di Salvini da smantellare, dove le multe da 1 milione le facciamo diventare 560 euro, arresto per il comandante? No, no, ma che scherzate, confisca della nave? No, va subito restituita all'ONG, così può correre a tutta forza verso la Libia o la Tunisia per portare altri clandestini in Italia. Naturalmente un governo così, un governo di questo tipo è un disastro purtroppo per quanto riguarda l'immigrazione. Non c'è peggio di un governo di sinistra, peace and love, che non controlla minimamente i confini italiani. Confini colabrodo dove chiunque può ingressare da qualunque parte. Una volta che sei arrivato sei intoccabile, intoccabile, sei quasi un santo. E così la Sicilia torna nel caos, perché dopo che il governo ha inviato una o due navi per portare via qualche clandestino dall'isola, ne ha portati via 800, ha svuotato l'hotspot di Lampedusa, dopo che Musumeci, il presidente della regione Sicilia, ha dovuto fare un'ordinanza dura che il governo ha impugnato, ma tuttavia non è cancellata, è solo sospesa in attesa del giudice amministrativo. E quindi adesso, dopo che il governo ha portato via 800 clandestini, ne sono arrivati molti di più, molti di più. Quindi a Lampedusa di nuovo da capo, e il sindaco Martello dice: ringrazio la Lamorgese per l'impegno, però di Conte non ho tanta fiducia. Allora scrive al presidente della Tunisia, dice: vengo a incontrarti anche in barca, parto con la mia barca da Lampedusa e vengo a incontrarti. Quindi il sindaco di Lampedusa, Totò Martello di sinistra, ha capito che con Conte non c'è speranza e vuole parlare con il presidente della Tunisia per trovare un modo per fermare gli sbarchi. Forse, caro Totò Martello, un modo per fermare gli sbarchi lo trovi con Meloni e Salvini, non certo con Lamorgese o Conte, assolutamente, o con Zingaretti, no? O con Speranza, o con la Bellanova, o con Di Maio. Non troverete una soluzione, almeno finché Di Maio rimane con la sinistra, non troverete mai una soluzione. Quindi ricomincia un vero e proprio assalto all'isola che rischia il tracollo. Oltre 40 sbarchi in 48 ore, circa uno sbarco ogni ora. E dalla Sicilia si alzano sempre più voci di protesta contro la totale assenza dello Stato, che è stato capace nei giorni scorsi di intervenire per fare ricorso contro la decisione del governatore della Sicilia. Un braccio di ferro che è ancora in essere. Ma per Musumeci la misura è colma. L'hotspot di Lampedusa ha nuovamente superato le 1000 unità, ospiti con i nuovi 600 arrivi delle ultime 48 ore. Dice: se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una realtà molto diversa. Ma il governo centrale dice che è sua la responsabilità. E allora? Perché non interviene? Ha già coinvolto Bruxelles, dice Musumeci? Stanno organizzando le ricollocazioni dei migranti negli Stati europei? La preoccupazione del presidente della Sicilia è alta, se non dire altissima, anche nella prospettiva che ci sono due navi Sea-Watch attualmente impegnate nel Mediterraneo con quasi 400 persone a bordo, 400, che possano portare i migranti proprio in uno dei porti siciliani, dopo che Malta, ovviamente, ha negato i suoi approdi come attracco sicuro. Il ministro Lamorgese aveva detto che avrebbero avviato un ponte aereo dal 10 di agosto. Qualcuno ne ha notizia, dice Musumeci. Roma sta richiedendo un porto non italiano per la Ocean Viking.
Insomma, se ci tengono così tanto alle loro competenze, dovrebbero fare qualcosa. La Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee è sotto fermo amministrativo dallo scorso luglio a Porto Empedocle perché la nave ha trasportato un numero di persone superiori rispetto a quanto previsto. Quindi qui parte un consiglio per il governo. Come dire, la Ocean Viking è sequestrata perché portava più persone di quelle che poteva. E come dice a buon intenditor, poche parole, ci sono altre ONG in arrivo che hanno più persone di quelle che possono portare, sequestro. Ecco, Musumeci sta, poverino, sta cercando di dire, vi devo dire io cosa dovete fare, caro governo di incapaci. E così, a Lampedusa è fuori controllo, le forze dell'ordine sotto organico lavorano a ciclo continuo per cercare di sopperire alle mancanze dello Stato. E intanto cosa fanno a Bergamo? Fanno consegnare i banchi con le rotelle della Azzolina dai militari. Al posto di impiegare i militari dove serve, li fanno consegnare i banchi. Che cos'è questa pagliacciata dei militari che consegnano i banchi? Non vi sembra un po' una pagliacciata? I banchi li devono consegnare i trasportatori, le società di invio, di trasporto, cosa c'entrano i militari? Un'azienda che produce dei banchi li consegna con i suoi camion o con degli invii, come tutto il mondo invia le cose, non con i militari. Perché dobbiamo pagare i militari per portare dei banchi inutili che non servono a niente con le rotelle? No? Come diceva Fabio Fazio, cosa servono le rotelle per scappare dal virus? Beh, questa è una risposta che non arriverà mai. Realmente, il banco monoposto con le rotelle, a cosa serve? A nulla. E così per il governatore della regione Sicilia, lo Stato sarebbe dovuto muovere già a gennaio per trovare le migliori soluzioni in vista dell'estate e dell'aumento degli sbarchi, ma da Roma c'è stato un silenzio assordante. Tanto a pagare tutto questo, peso da un decennio, è sempre solo la Sicilia e per prima Lampedusa. Martedì su quell'isoletta arriverà la nostra task force per verificare le condizioni sanitarie dell'hotspot. In base a quanto verrà rilevato, Nello Musumeci informa che saranno adottati gli eventuali provvedimenti conseguenti. Intanto parla anche di San Leone, di Agrigento, è arrivata anche una barca a San Leone. Dice sempre per la storia che le condizioni di emergenza sanitaria e di pubblica sicurezza è solo una mia suggestione, dice il governatore. Intanto il sindaco di Lampedusa, al posto che parlare col governatore della Sicilia, vuole parlare con il presidente della Tunisia. Caro Martello, dovresti parlare con Musumeci, Salvini e Meloni, sono gli unici che ti possono ascoltare. Il governo delle quattro sinistre, come quello dei quattro formaggi, non ti ascolterà mai. Loro stanno piangendo per regolarizzare i clandestini. Non so se hai capito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buona giornata.